territorio. I sottoscritti consiglieri comunali, dottor Zucco Domenico, capogruppo Democrazia Cristiana, avvocato Loredana Leggi, capogruppo Lista PTL, avvocato Francesco Leva, capogruppo Torrenova e Provincia, dottor Giuseppe Rigoli, capogruppo Forza Torrenova, signor Francesco Sposato, capogruppo Alleanza del Centro, pongono all'attenzione del signor Sindaco Domenico Romeo e dell'assessore alla Sanità, signor Salvatore Sicari, la seguente interpellanza e ne chiedono la discussione in Consiglio Comunale. Considerato che in sede di convocazione i suddetti consiglieri hanno chiesto e proposto al signor Presidente del Consiglio Comunale di Torrenova la possibilità di inserire come punto all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale la situazione che riguarda l'ospedale cittadino e la sanità torrenovese nel suo complesso. Visto che non sono riusciti ad ottenere quanto richiesto, poiché ritengono urgente e di fondamentale importanza aprire un dibattito per la discussione e la soluzione del caso, non avendo alternativa si sono visti costretti a porre all'attenzione del Sindaco e della sua maggioranza, sotto forma di interpellanza, la seguente situazione. Visto che, come è evidente a tutti, continua la mattanza perpetrata ai danni della sanità torrenovese e dopo aver assistito negli anni allo smantellamento progressivo del nostro ospedale ridotto ormai a concludere vecchio e vuoto senza reparti nel pronto soccorso, assistiamo oggi quasi increduli all'ennesimo scippo ai danni dei torrenovesi ai quali viene negato ancora una volta il sacrosanto diritto alla salute. Nello specifico, per chi non lo sapesse, dal 1 novembre del 2011 è stato disattivato a Torrenova il servizio notturno di emergenza del 118, o per meglio intenderci è stato rimosso il medico e quindi il servizio notturno è garantito da un infermiere e da un autista. Ciò significa che per i casi di emergenza urgenza che si verificano negli orari notturni nel nostro territorio interviene l'ambulanza senza medico o in alternativa un'ambulanza medicalizzata proveniente da altra postazione che può essere Polistina, Mocchio, Palmi o Gioia Tauro, con evidente perdita di tempo, il tutto a rischio e pericolo del paziente. A questo si aggiunge il declassamento del centro di salute mentale di Torrenova, i cui operatori, a ragione, hanno manifestato tutta la loro rabbia e delusione perché la struttura, fra tutti quelli che appartengono all'ASP numero 5 di Reggio Calabria, è quella che ha garantito e che garantisce il maggior numero di utenti e quindi di prestazioni all'anno. È chiaro che per la classe dirigente, la meritocrazia, l'efficienza, l'erogazione di un servizio serio e professionale come quello che viene garantito ormai da anni al centro di salute mentale sono motivi di declassamento e non di valorizzazione. È evidente inoltre che queste sono decisioni prese da una classe dirigente che certamente, in maniera poco attenta, per non dire irresponsabile, hanno adottato delle scelte fatte con i piedi e senza un titolo di logica, che negano spudoratamente e irresponsabilmente il diritto alla salute e non tengono conto della storia politica sanitaria che appartiene a Torrenova, nella posizione geografica che vede Torrenova come il baricentro dell'intera piana, andando a penalizzare con queste scelte non solo i torrenovesi ma anche i cittadini di altri comuni limitrofi che da sempre considerano Torrenova come punto di riferimento sanitario. E ancora più grave, non tengono conto della popolazione che supera i 15.000 abitanti. A questi disservizi si deve considerare un altro aspetto altrettanto importante e meritevole di discussione: i continui tagli che sono stati adottati dall'azienda sanitaria della Regione Calabria negli ultimi anni hanno comportato un enorme sacrificio non solo per l'utenza ma anche per il personale sanitario medico e infermieristico, i quali si sono visti sballottare da un ospedale all'altro e da un reparto all'altro spesso e volentieri senza essere interpellati e senza aver ascoltato il loro parere, come se fossero dei soprammobili da posizionare al loro piacimento. E dopo l'ultima decisione di rimuovere un medico del 118 dal servizio notturno, si viene a creare un altro aspetto ancora più importante, visto che in mancanza del medico
la centrale operativa di Reggio Calabria, che coordina le operazioni del 118 nell'intera provincia reggina, invia a domicilio del paziente o in luogo di incidente stradale l'ambulanza non medicalizzata. Pertanto, l'infermiere e l'autista di turno si troveranno nella spiacevole, non facile e imbarazzante situazione di intervenire sui pazienti senza poter fare, pur essendone capaci perché professionalmente preparati, alcuna terapia farmacologica, non potendosi avvalere della prescrizione di un medico. Pertanto, alla luce di quanto su esposto, considerata l'urgenza e l'importanza di questa situazione, valutando il rischio e il pericolo di vita che riguarda tutti i cittadini di Taurianova, compresi noi stessi e i nostri familiari, gli interpellanti propongono formalmente l'immediata temporanea sospensione dei lavori di questo Consiglio Comunale al fine di elaborare e deliberare all'unanimità, attraverso l'espressione di voto, l'inserimento di un ulteriore punto all'ordine del giorno che riguarda proprio la sanità, con lo scopo di aprire un dibattito sulla problematica e nello stesso tempo sensibilizzare le istituzioni competenti, al fine di individuare una soluzione e restituire quindi la dignità alla comunità taurianovese, che si vede giorno dopo giorno sempre più penalizzata. Qualora il primo cittadino, la sua giunta, i consiglieri di maggioranza ritenessero, al contrario di quanto i consiglieri di opposizione suppongono, che non vi è l'urgenza né la necessità di affrontare questa spinosa questione, viene posta al signor Sindaco e all'assessore alla sanità la seguente interpellanza. Quali sono le iniziative che l'amministrazione comunale ha adottato e intende adottare per la salvaguardia e la tutela del diritto alla salute dei cittadini taurianovesi? Come mai non è stato chiesto un incontro al governatore della regione Calabria, il dottor Sopelliti, per chiedere spiegazioni su queste scelte, a nostro avviso molto discutibili, che penalizzano fortemente sul piano della sicurezza sanitaria l'intero territorio taurianovese, scelte che peraltro prevedevano anche, stante mai si dice, la realizzazione di un poliambulatorio, quando a Taurianova un poliambulatorio già esiste ed è funzionale, forse perché c'è la volontà da parte della regione Calabria di procedere alla vendita a società private dell'edificio sede dell'attuale poliambulatorio e creare quindi un'ulteriore spoliazione delle strutture pubbliche di Taurianova. Dopo aver assistito al botte e risposta tra il sindaco di Taurianova e la dirigente sanitaria, dottoressa Scudagioli, qual è la strategia che l'amministrazione comunale adotterà? Si procederà con la denuncia o la sommossa popolare menzionata dal sindaco, oppure lo sfogo del primo cittadino è stato un fuoco di paglia e a questo seguirà la resa e la rassegnazione?